10 parlamentari del PD dell'area Demme hanno firmato un documento per sostenere le ragioni del no al referendum costituzionale. Tra i parlamentari anche il deputato di Agrigento, l'onorevole Angelo Capodicasa. Da un lato i parlamentari del PD favorevoli al no si propongono di contribuire a centrare il confronto sul merito della riforma, anziché su pregiudiziali posizioni di schieramento, dall'altro per dare voce a quegli iscritti militanti ed elettori del PD in dissenso con la linea ufficiale del partito. La mia motivazione per il no non è la stessa di quella che può dare Salvini o Grillo, la mia motivazione è più nel merito della legge, considerato che quando ci sono stati i vari passaggi parlamentari, io già allora, parliamo di qualche anno fa, non mi riconoscevo nelle scelte che si stavano facendo per una serie di motivi. I motivi sono quelli che in parte sono illustrati da molti esponenti del no, sia docenti universitari, costituzionalisti, ex Presidente della Corte Costituzionale, ma anche coloro i quali molto più modestamente si sono addentrati nella materia. La legge non mi pare una legge che si attaglia alle condizioni del nostro Paese, nel senso che io avrei cambiato in modo un po' più radicale, ma in ogni caso non mi pare che ricorrano le condizioni per poter dire, come molti fanno anche del sì, meglio questo che niente, perché parliamo della legge, della carta costituzionale, cioè della carta fondamentale della democrazia italiana. Quando la si vuole riformare, quando la si riforma intanto coinvolgendo un largo arco di forze, che non possono essere solo le forze della maggioranza, perché la Costituzione è di tutti. Quando è stata approvata alla Costituente vi hanno contribuito forze di varia estrazione, quella estrazione cattolica, l'estrazione comunista, di estrazione socialista, laica, libertaria, perché si tratta della carta fondamentale della democrazia italiana. Quindi è necessario un coinvolgimento, non si può fare una battaglia di maggioranza su un tema come questo. In secondo luogo poi non è stata come possiamo dire, una felice conclusione quella a cui si è pervenuti, perché non si snellisce, perché il Senato rimane, ma rimane un Senato che verrà eletto dai consigli regionali, quindi non ci sarà il coinvolgimento diretto dei cittadini, quindi non ci sarà l'espressione della volontà popolare, ma soprattutto è una legge pasticciata, l'articolo famigerato articolo 70 che disciplina il procedimento legislativo a mio avviso complicherà ancora di più le cose piuttosto che semplificarle. Darà luogo a contenziosi infiniti tra la Camera e Senato e poi tra la Camera e le Regioni. Avremo un Parlamento che sarà dominato, usiamo questo termine, da cerchie ristrette di uomini politici.